Αυτό είναι ο φράχτης, εδώ που βλέπετε. Quello è il muro che separa la Grecia dalla Turchia. Dietro c'è il fiume Evros. Αυτό εκεί πάνω που βλέπετε. Vedi la seconda fila di alberi? Τουρκική. Quella è già Turchia. Ανάμεσα στα δέντρα. È pieno, pieno di telecamere. Quelle torrette lì le hanno costruite 2 settimane fa. Quest'estate hanno lavorato continuamente, giorno e notte. C'era un viavai di camion, non finivano mai. Che pensa di questo muro? Dopo che hanno costruito il muro, almeno qui si è fermato il flusso dei migranti e noi ci sentiamo più tranquilli. Certo, cercheranno di passare da altre parti. Purtroppo molti scappano dalla guerra, lo so, dall'Afghanistan, e qualcosa per loro bisognerà fare. Avvicinarsi al muro è molto difficile. L'accesso è vietato e la zona è controllata da Frontex, dalla polizia e dall'esercito greco. Ci sono dei giornalisti italiani, li abbiamo fermati vicino al fiume Evros. Qui non ci potete stare, è una zona interdetta, non si può filmare. La Grecia, insieme ad altri 12 stati, ha chiesto all'Unione Europea di finanziare i muri contro i migranti. L'Europa ha risposto non con i nostri soldi, quindi chi vuole fa da sé. Questo è il muro che corre lungo il confine, sono gli ultimi 40 chilometri costruiti quest'estate dal governo di Atene, c'è una sorveglianza militare, il muro è altissimo, impossibile da valicare, al di là c'è il fiume Evros e c'è la Turchia. Prima della costruzione del muro, almeno 200 migranti al giorno provavano ad attraversare il fiume. Adesso sono molti di meno. Ho aiutato persone in difficoltà, famiglie con bambini, era un continuo. Ho salvato 2 ragazze che venivano dalla Somalia che avevano passato la notte tra queste canne, infreddolite e bagnate. Togliendo le scarpe insieme ai calzini, si sono staccate anche le unghie per il gelo. Erano terrorizzate. Vedi questo gommone? Li usano per attraversare. Chissà che fine hanno fatto le persone che erano sopra. Negli ultimi anni, lungo il fiume Evros, sono stati recuperati centinaia di cadaveri di migranti morti annegati, 37 dall'inizio del 2021. Il dottor Pavlos Pavlidis è medico legale dell'ospedale di Alessandropoli. Negli ultimi 10 anni 445 cadaveri, anche bambini. E pensiamo siano altrettanti quelli scomparsi sul letto del fiume o trovati dalla parte turca. Molte famiglie che cercano i loro cari non li troveranno mai e questo non è giusto. I pochi corpi identificati sono di nazionalità pakistana, afghana, bengalese, iraniana e irachena. Ci sono anche molti nordafricani. Questi sono i resti dei cadaveri trovati nell'acqua, i volti sono irriconoscibili, sono immagini molto forti. Queste sono le coste turche viste dall'isola greca di Samos. Moltissimi migranti hanno attraversato questi pochi metri d'acqua per arrivare in Europa e fino a poco tempo fa vivevano in questo campo che ha ospitato fino a 7.000 persone. Questo è quello che rimane del vecchio campo di Samos. Qua ci sono ancora i letti con i materassi, le lenzuola, tutto lasciato così di corsa. Qui adesso non c'è più nessuno, un grosso numero di persone sono state portate nell'entroterra. Gli ultimi rimanenti sono stati portati al campo nuovo che è dall'altra parte dell'isola, in un luogo che è completamente isolato e sotto il controllo più assoluto. Inaugurato il 18 settembre, il nuovo centro ad accesso chiuso e controllato per rifugiati è stato finanziato totalmente dall'Unione Europea, il primo di altre 4 strutture che l'Europa aprirà su altrettante isole greche. Spesa totale 276 milioni di euro. Qui si entra solo con un badge e le impronte digitali. E questa è la mappa del campo. È diviso per colori secondo le nazionalità. Nella zona blu gli afghani, gli africani nella rossa e qui gli arabi nella verde. In questo momento ci sono circa 300 persone, ma ne ospiteremo 3.000. Ci aspettiamo l'arrivo di molti in fuga dall'Afghanistan, che ora è in mano ai talebani.
È sempre lo stesso problema. Dopo due anni a nessuno di noi è stato dato un permesso di soggiorno. Cosa possiamo fare? La nostra vita si è fermata qui dentro, ma noi vogliamo andare avanti. Non ho soldi, non ho nulla. Se non ci insegnano neanche una lingua, come faccio a trovare un lavoro? Come faccio a trovare una casa? Questo campo è come una prigione. Reti, filo spinato, impronte digitali, un sistema di telecamere a circuito chiuso che monitora le persone 24 ore su 24 e addirittura un drone. Il 64% delle persone nel campo ha pensato al suicidio. Qui è come se fossimo in arresto. Ci controllano di continuo, ci perquisiscono ai checkpoint. Io non ce la faccio più. Io sono scappato a causa dei talebani. Se fossi rimasto lì mi avrebbero ucciso perché sono sciita. Guarda. Hanno sgozzato quest'uomo come un animale. Si può uccidere una persona così, solo per la sua religione diversa. Non è umano. E a nessuno importa di questo. A nessuno importa di noi.